Eccoci, bentornati a tutti. Finalmente la primavera è arrivata. Infatti si vede che gli alberi da frutto stanno piano piano fiorendo. E quindi diciamo che le semine primaverili sono tutte completate e quindi possiamo insomma già iniziare le semine estive, anche se siamo solo ad aprile. Però almeno quello che possiamo seminare direttamente nel terreno lo possiamo già fare, quindi in questo modo ci portiamo sicuramente avanti con tutte poi le semine e i trapianti che dovremmo fare. E quindi dopo aver seminato i piselli esattamente là su lungo tutto quel filare lì, adesso andiamo un attimino a dare un'occhiata ai piselli a che punto sono. Ovviamente sono ancora all'inizio, però comunque i piantini qua stanno venendo fuori. Ormai sono quasi tutti già spuntati, complice anche alcune piogge che fortunatamente sono cadute qua sul territorio. Infatti il terreno è ancora un po' umido, ripeto fortunatamente, perché bagnare tutto questo filare a mano è veramente dura. Però io non mi fermo a un filare, ma ne faccio subito un altro. E quindi in questo filare qua, che l'avevo già liberato tempo fa, vado a seminare i fagioli. Quindi sono sempre 25 metri, mi sembra. Se non sono 25, sono 20, però va bene lo stesso. Vado a seminare i fagioli borlotti rampicanti. L'anno scorso li avevo esattamente seminati qua, con risultati abbastanza... sì. Ne sono venuti un bel po'. È chiaro che bisogna avere dei sostegni stabili, perché sono i fagioli veramente vanno dappertutto, e quindi qua più o meno potrebbe essere la struttura giusta. Sicuramente crescono di più dei piselli, perché questi piselli qua sono mezza rama e quindi adesso inizio a togliere tutti i fili e poi pian piano si vanno a seminare i fagioli. Ecco qua, ho vangato e sistemato l'appezzamento di terra e quindi siamo pronti per la semina. Ecco qui, andiamo a seminare i fagioli rampicanti, sempre il nostro borlotto lingua di fuoco. Andiamo a fare una classica semina. Andiamo a mettere un paio di semi ogni 20 centimetri. Quindi anche in questo caso il buco non deve essere troppo profondo. Qui terra molto dura quando ho vangato, dato che non c'ho praticamente, anche qua non ci ho mai seminato niente, e quindi un terreno giusto per i fagioli. Quindi due, per non esagerare, sennò potremmo anche metterne tre. Due fagioli per ogni buchetta. Questo filare è lungo una ventina di metri, 5 in meno di quello dei piselli da sopra. Però comunque va comunque bene per fare un'ottima semina di fagioli.
Ecco qui, semina eseguita lungo tutto il filare qua. In un secondo momento poi metterò anche la rete rampicante. Comunque devo dire che è veramente un bel appezzamento. 20 metri di fagioli, sono riuscito a finire praticamente tutta la busta, che erano circa, no, sì, erano 100 grammi di fagioli, più me ne era avanzata nell'altra busta, in totale sono stati un 120-130 grammi di fagioli. E quindi, signori, per oggi è tutto qua dall'Orto nel Bosco. Se il video vi è piaciuto lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Io vi auguro un buon orto, oramai quasi estivo anche a voi, e ci vediamo come al solito in un prossimo video.